Ok, eccoci qua. Abbiamo aperto la scatola e questo è il contenuto. Abbiamo una, due, tre buste contenenti i sette. Abbiamo, come sempre, una base esterna che non riesco a capire perché non viene messa direttamente nel pacchetto. E come sempre abbiamo istruzioni e foglio degli adesivi messo male. Allora, torno sempre al solito discorso. Ma cosa vi costa metterlo dentro oppure chiudere tutto con un bel cartoncino in modo tale che le istruzioni non si rovinino, eccetera, eccetera? Ma che? Dicevo, abbiamo il foglietto di adesivi che come sempre non attaccherò con quelle che poi vengono utilizzate per alcune lettere, quindi Shambhala, Doctor Strange, Stark Industry e due lettere per far finta che sono ancora cerealaccate. Abbiamo, penso per dei libri, The Codex Imperium oppure il libro del Sole Invisibile e qua la base per metterla sotto il mostro, probabilmente per un'evocazione con le rune e tutto quello che è. Allora, dicevo, istruzioni al primo libretto, si crea la base, penso per la base e i primi supporti, come possiamo vedere, e probabilmente anche il mostro viene ricreato. E poi nel terzo probabilmente ci saranno un po' tutte quelle che sono le librerie e i meccanismi di funzionamento. Infatti, ecco qua, librerie, che poi alla fine non è chissà che cosa, ripeto, però vabbè. Alla fine, come sempre, la leggenda con tutti i pezzi, qua il meccanismo di funzionamento, su come funziona, eccetera, eccetera. E basta. Ok, quindi adesso si passa al montaggio di tutto quanto.